Mi sono svegliato con il sole che mi accecava un occhio. Una città in riva al mare, ma a casa no, non la conosco. Fuori un caldo naturale, riscaldamento globale. Certo moriremo tutti, ma in infradito e Bermuda, dai, ci sta. Adesso sono dentro un treno, guardo gli altri passeggeri e penso che sarebbe bello chiacchierare, ma tutti hanno sempre da fare. Qualcuno guarda il cellulare, altri fan finta di dormire, di vorrei vederlo deragliare, così potremo tutti urlare. Una guerra mondiale ancora, per cominciare una nuova era, per capire chi è il nemico, per guardarlo dritto in viso. Una guerra mondiale ancora, per vedere che faremo. Quando ero un ragazzo volevo fare una comune con le mie amiche e i miei amici in un grande casolare. Qualche anno dopo ci ho provato, ma non è andata un granché bene. Qualcuno poi si è innamorato e se n'è andato, poi chi l'ha visto più? Adesso anch'io vivo da solo, certo è più che naturale. E mi ha detto prenditi un cane, ma non voglio fare da padrone, e non perché non sia in grado di prendermene cura, ma solo perché sono un gatto io, e un gatto padroni non ne ha. Una guerra mondiale ancora, per cominciare una nuova era, per capire chi è il nemico, per vederlo dritto in viso. Una guerra mondiale ancora, per vedere che fareste ora. Voi che parlate di fucili, di calci in culo ed esplosivi. Una guerra mondiale ancora, una vera e non su una tastiera. La terza guerra mondiale, 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 la terza guerra mondiale. Ciao a tutti gli amici di Fanpage, bentrovati a questa nuova puntata. Siamo qui con gli Zen Circus. Ciao ragazzi, autori della terza guerra mondiale. Diciamo, siamo partiti già il titolo dell'album dà idea un po' di quello che troviamo all'interno dell'album, anche diciamo come i precedenti vostri titoli, sono sempre stati molto concilianti, ecco. Vero, vero, noi abbiamo sempre avuto dei titoli molto concilianti, sin dal primo disco completamente in italiano, Andate tutti a fanculo, che ci piace sempre ripetere. La terza guerra mondiale può essere visto su vari piani e livelli, può essere certamente una terza guerra mondiale che stiamo vivendo adesso, nel senso proprio sociale del termine, intorno a noi, può essere anche una specie di rivoluzione interiore. Ovviamente la copertina del disco che ci ritrae con degli spritz in mano, con sullo sfondo una città distrutta, la potremmo chiamare spritz in Aleppo. Sì, lì siamo raffigurati mentre appunto facciamo l'aperitivo e ci facciamo dei selfie, guardiamo il telefono, una specie di rispecchiamento di quello che poi noi abbiamo percepito come essere la realtà di questi ultimi tempi. Una grande voglia di comparire a tutti i costi o di testimoniare, però sono testimonianze abbastanza vuote, prive di una partecipazione effettiva ad una riflessione su quello che accade. Ed è anche una provocazione, perché ovviamente nel primo brano, la title track, ci auguriamo provocatoriamente una terza guerra mondiale, perché percepiamo che gli italiani in questo periodo hanno molta voglia di sangue, fucili, rabbia, e questa è una cosa che abbiamo visto appunto sul web, quando poi la violenza di solito rimane sempre nei soliti luoghi, che è la famiglia e gli stadi. E quindi, insomma, in qualche modo maniera, provocatoriamente, diciamo, volete la terza guerra mondiale? Eccola qua. E ora cosa fate? Ti pone mai il problema di stare attento a non andare mai un po' più in là, rischiando di essere un po' populista, un po' come... No, sicuramente c'è questo rischio, e a volte siamo noi i primi a spingere l'acceleratore. Quello che facciamo è fotografare quello che abbiamo intorno solitamente. E se populismo e qualunquismo c'è, è che questo venga e sia spiattellato esattamente com'è.
non c'è mai il jacuzzi comunque contro quel voi, molto spesso il voi comprende anche il noi, poi viene, è parte integrante e implicita del testo. Ovviamente capisco che quando vai a toccare certe tematiche con una prosa del genere, molto diretta, molto rude anche, anche comunque proprio dal punto di vista proprio della dialettica usata, si può rischiare di cascare esteticamente nel populismo, però comunque non è una cosa che cerchiamo e che credo alla fine ci sia molto raramente. Quando mi è arrivato il comunicato stampa ho letto molta attenzione alle melodie, molto più pop eccetera, eppure a me sembra che gli Zen Circus da sempre siano molto attenti a questo. L'idea è proprio quella che la canzone deve subito colpire, sì, la melodia sì, deve sì. essere subito... Ma perché veniamo da una scuola musicale molto americana in realtà che prevede che per noi pop siano i B-52s piuttosto che i Knack o i Talking Heads. Questo disco è più lavorato sicuramente da un punto di vista di produzione, da un punto di vista di levigazione del suono e di potenza, e quindi sì, diciamo che si può dire che è molto più pop sicuramente di Canzoni contro la natura, che è un disco un pochino più crepuscolare. Una cosa fondamentale per esempio è che la lingua italiana cambia la percezione del pop. Io penso sempre a Replacements, un disco come Let It Be, che è un disco che, a parte la produzione, con delle liriche in italiano, sarebbe cioè il disco pop proprio, cioè così. Invece comunque è uno dei dischi cardine dell'indie rock americano degli anni Ottanta. Ma adesso anche il parroco ha un tatuaggio con su scritto l'anima è di Dio. La religione, chi vi segue insomma lo sa, è uno dei macrotemi a cui in qualche modo tornate sempre in un modo o nell'altro. Che non si creda che siamo soltanto degli atei. Per esempio la morale, che nel ritornello dice Dio non esiste, lasciatelo dire, ovviamente non è che con quella frase noi rispondiamo a 3000 e di più, insomma, anni di questioni sull'uomo, su che cosa facciamo qui e perché ci siamo e cosa succede prima e dopo. Non è che lo vogliamo rendere così semplice, è una provocazione sul fatto che siamo noi in qualche modo questa parola usata come si usa spesso, che è Dio. Siamo anche un po' fissati con la filosofia, con tutto quello che è l'essenza dell'esistenza, talmente tanto che poi ci portiamo sempre alla conclusione che cosa faremo, UFO? Moriremo tutti. Ovviamente, come avete già cantato, insomma. Allora adesso facciamo così, cosa hanno lasciato ad oggi i Zen Circus all'Italia musicale? Così, tiè. Questo è un domandone. Cosa abbiamo lasciato a livello musicale? È un gran casino, è un bel po' di sporco che pulirà qualcuno. Mi piacerebbe che si fosse ricordati per aver posto con forza il centro sulla band. Aver girato tanto, aver dimostrato che si può e si deve girare tanto e farsi conoscere personalmente dal pubblico. Voi siete una realtà, chiaramente, vi sentite tale, una realtà all'interno di un certo mondo musicale? Sì, ci fanno sentire quando ce lo dicono, però siamo consci, ovviamente, che sono successe delle cose, siamo consci che, insomma, in qualche modo maniera abbiamo lasciato un tassello della musica italiana, ma contemporaneamente rimaniamo gli stessi coglioni di sempre. Forse la cosa di cui siamo più fieri è stata che questa idea di band ha comunque premiato un minimo dal pubblico. Fatto paradossale, perché poi L'Inferno è stato l'album così, da lì dentro dopo, ci stanno. È successo dopo. Sì. Anche molti pezzi di L'Inferno sono rimasti proprio cappe. Sì, ma quel disco lì era, per esempio, c'era Brian Ritchie, Kim Deal, The Pixies, la sua sorella che è l'idea delle Breeders, Jerry Harrison e Talking Heads, una cosa per noi enorme, era una chiusura di un cerchio, la musica che ci aveva fatto nascere si ritrovava tutta in quel disco lì. Però sì, non andò molto bene da un punto di vista di influenza di pubblico, uscì il video di Figlio di Puttana su MTV e cambiarono le cose da così a così. Quasi per scherzo, noi prima di fare L'Inferno stavamo preparando Andare Tutti a Fanculo, è uscito quello, badababam. Quindi è ovvio che abbiamo carpito anche, ma in maniera logica, già avevamo cominciato a cantare in italiano nel 2005, quindi prima nello Scarpellini, ma è stato quello, la molla che ha cambiato le carte in tavola. Per questo si parla di una discografia precedente, abbiamo sempre provato a ristampare quei dischi, ovviamente sono dischi che solo per veramente grandi affezionati della nostra storia. Grazie mille. Grazie al pubblico di Fanpage Town e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Guarda che stai bene, non ti preoccupare, quante volte ancora te lo devo dire, ti ricrescerai.
allunghi ancora di più. Sì, ok, va bene, ti ho chiamata stronza, te l'ho urlato in faccia, dopo ti ho anche spinta, ma se ci meniamo lo sai che vinci te. Sono io che ho capito tutto, la teoria dei quanti, il delirio indotto, Jung e il libro rosso, fatti mai al di là. Sono io, forse eri tu, in un salotto bene, non ricordo più, gente che non lavora ma che viaggia sempre. Sono io, sei tu, dentro a questa prigione. Sono io, o sei tu, disteso sul bancale. Non voglio ballare, voglio farmi male. Non voglio ballare, voglio farmi male. Non voglio ballare, io mi sento male, devo vomitare. Ricordi si parlava anche per 7 ore, qualche sigaretta, nudi sul balcone, la perfida Albione, il Marocco e l'Enne. Adesso il fumo uccide, nudo prendo freddo, parlo ancora molto, solo un po' più calmo, non credo più tanto alla collettività. Sono io che ho sbagliato tutto, scuole superiori, i conti dell'affitto ed il tuo compleanno, non lo ricordo mai. Sono io, o forse eri tu, c'erano le elezioni, non ricordo più, votai con te Mascetti e ti incazzasti con me. Sono io, o sei tu, dentro a questa prigione. Sono io, o sei tu, disteso sul bancone. Non voglio ballare, voglio farmi male. Non voglio ballare, voglio farmi male. Non voglio ballare, io mi sento male, devo vomitare. In questo locale cos'altro vuoi fare? Non si può parlare, non voglio ballare. La rivolta ormai è un fatto personale, lasciatemi stare.